Teatro Cult Foyer si apre con una rapida carrellata sulla programmazione dei maggiori teatri di Napoli. Iniziamo con il Teatro Acacia, dove dal 12 al 15 dicembre andrà in scena La locandiera di Carlo Goldoni con Nancy Brilli. All'Augusteo, dal 29 novembre all'8 dicembre, Mariangela D'Abraccio e Francesco Paolo Antoni di Edoardo al Cursal, gli atti unici di Edoardo al Cursal con la regia di Armando Pugliese. Al Bellini, dal 29 novembre all'8 dicembre, Filippo Timi in Il Don Giovanni, vivere un abuso, mai un diritto. Dal 10 al 15 dicembre, Stefania Rocca e Daniele Russo in Ricorda con rabbia. Piccolo Bellini, dal 5 al 15 dicembre, Summer con Martina Galletta, Bianca Nappi, Gabriele Russo e la regia di Marcello Cotugno. Al Bracco, fino al 2 dicembre, Al di là del mare, per non dimenticare, di Ciro Villano, Caterina De Santis e Gaetano Liguori, testo civile sulla storia di Emanuela Loi. Diana, dal 4 al 15 dicembre, Giuseppe Fiorello con Penso che un sogno così, regia di Giampiero Solari. Elicantropo, dal 5 all'8 dicembre, In pantaloni rosa e garofani verdi, conferenza sull'omosessualità, di e con Roberto Azzurro e Claudio Finelli. Galleria Toledo, Delirio a due di Eugène Ionesco, regia e interpretazione di Elena Bucci e Marco Sgrosso, dal 5 all'8 dicembre. Al Teatro Mercadante, dal 3 all'8 dicembre, Il cappotto di Vittorio Franceschi, dal racconto di Gogol, con la regia di Alessandro D'Alatri. Al Teatro Nuovo, Mariano Regillo con Ferito a morte, Preludio di Raffaele La Capria, con la regia di Claudio Di Palma, dal 4 all'8 dicembre. Al Teatro Troisi, Umberto Orsini con La leggenda del grande inquisitore, dal 13 al 17 dicembre. Teatro Totò, Gianfranco D'Angelo con un testo di Neil Simon, California Suite, dal 28 novembre all'8 dicembre. Teatro Area Nord, dal 6 all'8 dicembre, Garage, con la regia di Lello Serafo. Sentite le note e la voce di Billie Holiday, una cantante che io amo molto, e con questa voce di sottofondo, oggi che è il 24 novembre del 2013, ad un giorno quindi dalla giornata internazionale dedicata alla violenza contro le donne, mi fa piacere inaugurare per Teatro Foyer una rubrica che sarà dedicata alle donne per la scena. E stamattina pensavo in realtà che forse anziché donne per la scena o donne di scena, come avevamo pensato in un primo momento come titolo per questa rubrica, forse un titolo potrebbe essere Le solite ignote, intendendo dire con questo che in Italia, nel panorama teatrale, musicale, panorama delle arti sceniche, moltissime sono le donne, attrici, danzatrici, autrici, registe, che dedicano la propria vita alla scena e che magari fanno o conducono un lavoro un po' silenzioso. E quindi questa rubrica vuole essere un modo per scoprire questo mondo femminile che ruota intorno alla scena e proporre di volta in volta una intervista, un incontro con una di queste protagoniste. Io stessa mi occupo di teatro, e sono un'attrice, sono un'autrice, sono una regista. In questi anni sono tante, tantissime le donne, le colleghe incontrate sul lavoro, e quindi sarebbe molto, molto bello dedicare a loro un minuto, due minuti, anche tre minuti di questa nuova rubrica, per capire come si intesse poi il lavoro della scena con la vita quotidiana. E per le donne, sappiamo, è sempre molto complicato conciliare l'una e l'altra. E quindi io vi do appuntamento a dicembre con una sorpresa, augurandomi che questa rubrica possa suscitare il vostro interesse.
A Rocalmuto, in provincia di Agrigento, l'8 gennaio del 1921 nasce Leonardo Sciascia, scrittore, giornalista, politico, insegnante di scuola elementare. Figlio di un impiegato e di una casalinga, fa parlare presto di sé. Nel 1954 Italo Calvino, in una lettera ad Alberto Carocci, parla di Sciascia come di un autore davvero impressionante. Si susseguono importanti pubblicazioni, fra cui Favole della dittatura, che Pierpaolo Pasolini nota e recensisce. Nel 61 esce Il giorno della civetta, che racconta la mafia a quell'epoca e a cui si ispirerà il film del regista Damiano Damiani. Nel 1965 esce la commedia L'onorevole, impietosa denuncia delle complicità tra governo e mafia. Nel 66 viene pubblicato A ciascuno il suo, la vicenda di un professore che per pura curiosità avvia una personale indagine sulla morte del farmacista del paese, a scontrarsi però con l'omertà dei paesani dovuta alla paura e alla corruzione. Come commento alla tenacia nelle indagini del professore e alla sua tragica fine, il libro si chiude con una frase lapidaria, quasi ironica. «Era un cretino», disse Don Luigi. Opera che vedremo in scena al Teatro Acacia dal 28 novembre al 1 dicembre, con le interpretazioni di Sebastiano Summa, Daniela Poggi, Salvatore Aronica e Giacinto Ferro, e con la regia di Fabrizio Catalano. Il nostro viaggio nella storia delle origini dei teatri campani vede oggi protagonista la culla del teatro napoletano, ovvero la Stanza della Commedia di San Giorgio di Genovese. Il più antico teatro stabile sorgeva al posto dell'omonima chiesa in via Medina. In questo angusto locale, appartenuto a un certo Giulio Cesare Laudisiello, recitarono le più famose compagnie italiane, da una delle quali, la celeberrima De Gelosi, si staccò un valentissimo artista padovano, Carlo Fredi, in arte Luzio Fedele, che costituì la prima compagnia stabile napoletana. Nella Stanza della Commedia di San Giorgio dei Genovesi vide per la prima volta la luce della ribalta la maschera del Pulcinella, creata dal capuano Silvio Fiorillo. Giuseppe Patroni Griffi, uno tra i più straordinari intellettuali europei, ma anche tra i più trascurati. Sono poche, infatti, le pubblicazioni che parlano di lui e delle sue opere teatrali, cinematografiche e letterarie. Utile, oltre che pregevole, allora l'opera di approfondimento curata dal master di secondo livello in letteratura, scrittura e critica teatrale dell'Università Federico II, diretta dal professor Pasquale Sabatino, che pubblica con le Edizioni Scientifiche Italiane il libro Giuseppe Patroni Griffi, Il pathos della bellezza. Il testo, che vede impegnata anche la professoressa Giuseppina Scognamiglio, raccoglie riflessioni sullo scrittore, regista e drammaturgo napoletano del secondo Novecento. Teatro cult al futuro. Gli amici dei miei amici sono i miei amici, la letteratura del teatro di Giuseppe Patroni Griffi è stato scritto da Mariano D'Amora con molto cuore, con molto amore. È un libro da leggere tutto di un fiato, ottima la sua selezione sui lavori di Giuseppe Patroni Griffi, grande uomo di teatro. Per questa breve panoramica sul teatro in Italia partiamo da Milano, dove da pochi giorni al Teatro Nazionale ha debuttato Ghost in versione musical fino a gennaio. Al piccolo Teatro Strehler troviamo Il Mercante di Venezia con Silvio Orlando fino all'8 dicembre. Torino, al Teatro Stabile, ancora Shakespeare con protagonista Alessandro Gassman nei panni inquietanti di Riccardo III, in scena fino all'8 dicembre. Roma, Teatro Eliseo, il soccombente tratto dall'omonimo testo di Thomas Bernard con Roberto Erlitzka e Marina Sorrenti fino all'8 dicembre. Al Teatro Argentina fino al 2 dicembre I pilastri della società diretto da Gabriele Lavia. Catania, al Teatro Verga, in scena Viviani, con Varietà, che vede protagonista Massimo Ranieri per la regia di Maurizio Scaparro. E dal 10 al 15 dicembre Edda Gebler di Ibsen con Manuela Mandracchia e la regia di Antonio Calenda.